Weilane a tutti youtubers, benvenuti in un nuovo video, benvenuti nello speciale su Games Paradise di Halloween 2012. Eh sì ragazzi, è il giorno delle streghe del cazzo. Siamo qui con un giocone, Lucius, che è uscito il 26 ottobre su Steam. Ma io, cosa più importante, sono qui con... siamo la triade, sono qui con tutti i componenti del team, Niki e Francesco. Buon Halloween, bestioline! Ciao a tutti ragazzuoli! Allora, stiamo vedendo il primo video, video introduttivo del gioco. Diciamo che faremo non un gameplay, insomma un gameplay un po' più speciale, perché a parte il fatto che il gioco è in inglese, ci scusiamo, ma vediamo se... ecco, come potete vedere c'è il compleanno, il sesto compleanno di Lucius. Very good. Perfetto, quindi vabbè, ora mentre ci guardiamo il nostro video, c'è Niki che deve dirci delle cose importanti su questo gioco. Allora, sì, fondamentalmente quando quei due barboni che voi conoscete con il nome di Stefano e Francesco mi hanno presentato per la prima volta il gioco Lucius, l'ho snobbato reputandolo un gioco di merda, fondamentalmente. Complimenti. Primo giorno che è uscito, me lo son preso giusto per vedere che cazzo veramente era, perché proprio non avevo idea di come tutto era, come tutto fosse strutturato e tutto quanto. Allora, io aprendo Lucius per la prima volta ero già partito con l'idea che fosse un gioco di merda. Già mi ero fatto l'idea che fosse una schifata pazzesca. E invece, per i primi minuti di gioco, devo dire che non è stata questa grandissima cosa. Però poi le prime morti dei personaggi, ora le vedrete, mi hanno iniziato a far, diciamo, piacere questo gioco. Magari poi vedrete anche i vari poteri che possiamo sbloccare nel gioco, poi sempre vedrete dopo andando avanti nel video. E mi è piaciuto, diciamo, solo per quello. Mi è piaciuto anche per la fisica degli oggetti che ha Lucius. Però c'è una cosa da dire, che purtroppo, e dico purtroppo, Lucius, cioè il personaggio principale Lucius, è stato fatto non di merda, di più. Guardate la faccia. Dovete guardare la faccia che ha Lucius. Non vi ricorda qualcuno? Vabbè, diciamo che è una faccia di merda inespressiva. Sembra Steven Seagal. Ok, allora siamo nel gioco, abbiamo un'introduzione, diciamo abbiamo un tutorial che ci fa vedere la skill, cioè l'abilità selezionata, l'indicatore di, sembra se ci vedono o no, quindi poi, basta, cazzo, fateci giocare, current skill level, current power level, c'è un livello anche di potere, poi c'è anche il mana, ma sono cose... il mana, c'è il mana, sì. Allora, pick up the padlock from the table by pressing... No, aspettate un attimo, mi sa che la cosa è il mana, ma che cazzo ho detto? Ho detto una stronzata, vabbè, lasciate perdere. Allora, bisogna prendere il padlock, che sarebbe un... lucchetto. Lucchetto, ecco. Allora, e bisogna chiudere dentro questa puttana. Povera. Io volevo parlare un po' di Halloween. Volevo dire che, come tutti sapete, è una festa pagana, quindi vuol dire che dobbiamo pagare. E noi, come tutti quanti ad Halloween, facciamo il nostro bel alberello, mettiamo sotto i regali e poi la notte, no, li scartiamo insieme a tutti, mangiamo il panettone. Ma ti stai confondendo con qualche altra festività? Mangiamo il panettone, insomma, quelle cose si fanno ad Halloween. La festa, no, delle renne, no? Delle renne, sì. Sì, ma tutti sanno che ormai, cioè, e dopo Halloween c'è anche la Befana. Esatto. No, Halloween c'è Pasqua, caro mio. Ah, ovvio. Poi c'è la Befana in mezzo al groppone. E poi c'è... Intanto vediamo Lucius. Cos'è, un'orgia? Ma che cazzo è? Intanto vediamo Lucius che ha chiuso... Vabbè ragazzi, un po' di stronzate. Vediamo Lucius che ha chiuso la puttana e ora torna a letto completamente a caso. Diciamo che la storia di questo gioco è strutturata bene, però è un po' un casino. Cioè veniamo buttati proprio, veniamo proprio scaramentati così nella storia. Cioè secondo me l'impatto è troppo forte comunque. L'impatto è troppo forte, l'impatto è troppo merdoso. Una persona che inizia a giocare a Lucius vede che questo bambino c'ha il suo sesto compleanno. Innanzitutto vede in primo piano la sua faccia di merda e gli piglia un colpo lì. Cioè tu prendi un colpo della Madonna lì e rimani secco sul computer, rimani piegato sulla tastiera con la testa che ancora sta premendo qualche tasto che Dio solo sa quale tasto.
Ma infatti Lucius è proprio lì per ucciderti, infatti appena vedi il suo volto muori. Esatto. Ma infatti, il diavolo. E le persone che iniziano a giocare a Lucius non sanno un cazzo della storia, ovviamente. Però il gioco parte come se tu lo sapessi, come se tu già sapessi chi è Lucius in realtà, come se tu già sapessi chi... Insomma, è un casino, è un casino. E poi, completamente a caso, questo, dopo il sesto compleanno, dopo aver mangiato la torta, che fa? Prende e chiude la cosa nel frigorifero. Cioè, a caso proprio. Nessuno ha capito perché, è stato incaricato di fare questo. Poi vabbè, ora non voglio dire niente, però poi scopriremo chi glielo dice di fare questa cosa. Ma, cioè, ha poco senso fondamentalmente. Questo è stato un altro dei motivi che mi ha fatto considerare Lucius una cagata sin dall'inizio. Poi vabbè, ve l'ho detto, si è salvato con diverse morti spettacolari dei vari personaggi che ci sono. E anche per la fisica, fondamentalmente, e solo per quello si è salvato, altrimenti non si sarebbe mai salvato dalla mia furia distruttrice. Sì, infatti noi ragazzi l'abbiamo fatto, a parte perché comunque per fare qualcosa di Halloween, questo gioco è uscito da poco, e poi perché comunque sia l'avevamo fatto anche nel famoso video acquisti, perché comunque dalle primissime trailer, dalle primissime immagini sembrava davvero bello, e quindi poi dopo non ci ha stupito come pensavamo, però alla fine l'avevamo messo nel video, quindi abbiamo deciso di fare questo tributo. E sottolineo, non ci ha stupito. Esatto, a me invece diciamo che l'ho visto, guardato cos'era, mi è super piaciuto. Allora, fra poco giocheremo proprio, adesso vediamo la scena, fra pochissimo diciamo, cui Lucio si alza, eccolo qua, viene introdotto da Lucifero, che sarebbe questo, l'abbiamo già visto prima, ora... Però non ve l'ho potuto dire perché sti stronzi parlavano. Eccolo qua. Ora ragazzi, non voglio dire niente, però voi sentite Stefano che sta dicendo che secondo lui Lucius è un bel gioco. Vi devo dire quali sono i giochi che reputa scarsi? Crash Bandicoot. Sì. Questa è una leggenda metropolitana che gira sul mio conto. Allora, come potete vedere, Lucifero sarebbe un uomo, cioè questa non torna tanto, però dalla faccia sembra comunque cattivissimo. Dice che sì, deve dalla faccia a me sembra un gay. Oddio, ci sono dei bambini e mi vogliono fare dolcetto scherzetto, aspettate, gli butto dell'olio bollente. Ok, qui bisogna... Intanto voi potete anche parlare, tanto io faccio vedere qui il nostro gameplay. Bisogna prendere il notebook dal tavolo. E io con chi parlo? Francesco è andato a friggere i bambini. Non ucciderti! Magliave. Ok, quindi qui prendiamo un po' di oggetti. Ragazzi, come vi avevo detto, qui bisogna aprire il notebook. Ecco qua, dice ti servirà perché ti aiuterà nel tuo viaggio. Prendiamo su Mary. Mary sarebbe quella che abbiamo visto prima morire. Sta pulendo il cooler, cioè il frigorifero. Sta pulendo il culo. Esatto. Ho trovato questo lucchetto nel tavolo, potrebbe servirmi. Mary è stata ghiacciata. Dovrei riprendere il mio lucchetto, così almeno nessuno sospetterà di me. In effetti dovremmo... Sottospetterà? Ma che cazzo? Ho detto sospetti! Ma che cosa ti fumi? Ok. Ho detto che è anche il letterato. Ok, allora. Cioè, una palla totalmente a caso e spalanciare, ok. Ok, dice che praticamente bisogna andare a prendere questa merda. Andiamo a riprendere il lucchetto, dai. Ecco, è chiusa la porta, porca puttana. Che cazzo vuoi... Io stasera ragazzi, non so, forse uscirò, andrò a far scoppiare i petardi in bocca a qualche puttana giù per la strada, boh, non so. Io mi guardo Nightmare Before Christmas per la 742esima volta. Ovvio. Ok, ho combinato la flashlight, cioè la nostra torcia, con le batterie. Dice che... Perché dici prima i nomi in inglese e poi li dici in italiano, cazzo? Pulire il cooler, la flashlight. Dillo direttamente in italiano se lo sai. Leccamelo. Ok, allora dice ci dice cosa dobbiamo fare. Dick, sei un dick. Dice dobbiamo riprenderci il nostro padlock, cioè il nostro pochetto. Eccola di nuovo. È chiaro. E dice che non dobbiamo farci scoprire. Stanno tutti dormendo, gli adulti. Quindi sbrighiamoci, se solo aprissi la porta, ecco infatti, no cazzo. In realtà basterebbe che li chiamassi tutti a raccolta, allora ti vedono in faccia e muoiono tutti ed è finito il gioco. Decisamente ragazzi, veramente, cioè la faccia di Lucius,
perché io non è che guardo di solito come sono strutturati magari i modelli, no? Però c'è proprio quella faccia, non è che è inespressiva, ha un'espressione demoniaca, ti prende un colpo ogni volta che la guardi. Allora, che si apre la mappa con M, come potete vedere, qui ci è indicato il percorso che dobbiamo fare, quindi non è difficile, ecco, capire dove andare, si spera, vabbè, vediamo. Lo giochiamo anche questo insieme, come se fosse un Wolfsburg mio, quindi andiamo, vediamo un po' la mappa. Sinceramente, Lucius sembra un bulldog, non so come... Un bulldog a caso. No, ma veramente ha uno sguardo che è a metà fra Franco Califano e Morgan. Non avete neanche idea proprio. Passiamo dalla dining room. Sala da pranzo, dove cazzo siamo? Ok, siamo qui. Ho sbagliato, ecco, bisogna andare di qua. Di qua. La flashlight, no, non ce l'abbiamo equipaggiata. Scusatemi, riapro l'inventario per equipaggiarla. Ecco qua, così almeno col tasto destro la possiamo riprendere quando ci interessa. Comandi diciamo che non sono difficili, sono principalmente tasto sinistro, tasto destro del mouse e poi la E per aprire l'inventario e la M per aprire la mappa. Ecco, notebook update. Abbiamo preso la telecinesi, sì. Vedete, infatti i poteri, no, di questo gioco sono veramente ben pensati, cioè sono... hanno una buona idea, c'è una buona idea di fondo in questo gioco. Secondo me, se quella gentaglia che ha iniziato a sviluppare il gioco avesse avuto un po' più di accortezza per i modelli, per la storia e magari anche per qualche effetto, non so, di qualche animazione. Se vedete Lucius che sale di livello fa una cosa con le braccia che nemmeno Gesù era in grado di fare ai suoi tempi. È una cosa incredibile. E se fossero riusciti a fare questa cosa, sicuramente sarebbe risultato fuori una specie di Heavy Rain, però in versione demoniaca. Sarebbe stata una figata pazzesca. Comunque volevo dire che io per Halloween mi volevo vestire da penna USB, poi però sono andato a comprarla, avevano solo quella da 8 GB, quindi niente. Ok, costava troppo. Vabbè, è una cosa un po' completamente a caso. Stiamo vedendo il video del detective che vanno a indagare sulla morte di questa Mary, che abbiamo ucciso noi. E si stanno chiedendo che cosa è successo. Interessante anche questa cosa da thriller vista dall'assassino. Che poi c'è tipo in tutti i giochi praticamente. Questo, ragazzi, era proprio per fare la storiellina. Per questo gioco, per quest'anno, per Halloween di quest'anno, è davvero il gioco migliore da fare, diciamo, in compagnia di amici o non. Però alternativa, ragazzi, lo sapete. Lo sappiamo. Smoking Kills, July 12, 1900. Cazzo, 66, penso. 1900, cazzo. Non ho fatto in tempo a vedere. Comunque, ci siamo risvegliati di mattina. Vediamo che cazzo deve fare il nostro Lucius. Altro video. Siamo nella sala da pranzo, nel salotto. C'è un coglione che beve. In alternativa, ragazzi, andatevi a riprendere Costume Quest, che è l'unico vero gioco di Halloween. Esatto. È proprio basato su Halloween. È l'unico gioco vero e proprio di Halloween, uscito l'anno scorso. Ricordo che Lucius è prodotto dalla FX Interactive, che è doppiato in italiano all'acquisto. Diciamo che la nostra versione è una versione di prova, tra virgolette, giusto per farvela vedere velocemente, nel senso di... Perché chi se lo compra questa merda? Ma come, non è una merda? Invece è stata una rivelazione, diciamo, che noi l'abbiamo messo nel video acquisto. Una rivelazione di cose. Un bidone disumano. Ma quale bidone, ma leccamelo. Per me è un gioco decente. No, io non dico che è bello, è decente, è bello, è decente. Un gioco che io consiglierei a chi gli piace l'horror. E poi è solo per PC. Che è decente, bello, decente. Che cazzo? Bello e decente. Eccoci, allora aspettate un attimo prima di parlare come delle carogne, che siamo tornati in gioco. Notebook update. Dobbiamo ammazzare Jean. Allora dice Father's colleague Jean, premente il collega del padre. Dice che visita il suo padre certe volte per business, per lavoro. Odio quando fuma nella sala da pranzo, mi fa venire il mal di testa. Quindi torniamo al gioco velocemente. Ora infatti, ragazzi, voi dovete sapere che in realtà questo Jean è Jean di Tekken e darà 2-3 botte al nostro caro Lucius e gli modificherà la faccia, facendolo diventare ancora più brutta. Ok, quindi... adesso arriverà anche Kuma l'orso, che in realtà è il detective che non si capisce un cazzo quando parla. Appunto. Avete presente Bear Grylls, che non si capisce mai un cazzo quando parla? Uguale. Comunque, ragazzi, visto che io sono quello che parlo di Halloween,
Volevo dire una cosa che mi ha rattristato parecchio, che visto che comunque anche in Italia non è proprio molto sentita la festa di Halloween, soprattutto negli ultimi tempi, come sicuramente lo è in America, non è assolutamente sentita qui in Italia, ma la cosa che quindi mi ha rattristito è che comunque sia io, per esempio, prendo in come spunto il mio paese, in ogni anno che siamo andati avanti ho visto sempre meno decorazioni, fino ad arrivare a quest'anno dove praticamente nessuno ha messo niente, sembra una giornata come tutte le altre, e questo un po' mi ha rattristito. Peccato, io mi ricordo tanti anni fa, quando avevo tipo 6-7 anni, che c'era una mia vecchia amica, che una vecchia signora mia amica, che intagliava ogni giorno ogni giorno di Halloween delle fantastiche zucche. Io l'aiutavo, però ovviamente i tempi cambiano e ci fregano. Allora, per esempio, non ci hanno detto come fare a utilizzare la nostra abilità delle telecinesi. Infatti, che cazzo, sì, come cazzo fare ad andare avanti qui, ragazzi? Ah, c'è un crocifisso. L'ho girato. Crocifisso lì. Wow, semplicemente wow. Si possono girare i crocifissi, è il gioco dell'anno, ragazzi. Solo per quello. Allora, per ammazzare questa puttana, non ho assolutamente idea di cosa bisogna fare. Proviamo a prendere uno champagne. Fanculo, prende le stronzate e mi ci fate. Secondo me, per uccidere gli devi stappare il tappo in testa. Hai presente quando parte? Secondo me la mano. Devi mettere il tappo in culo. Allora, per usare la telecinesi, porca puttana, che cazzo! Come si va avanti questa parte, Nichiro, te lo sai? No, non lo sa. So. Coglione. Beh, proviamo ad andare avanti. Allora, vediamo, qui c'è. Dici, allora, non puoi fare niente con a tool. The pedals have 1-2 inch bolts. Bolts del cazzo. Ok, allora vediamo. Fanno girare le balle. Per fanno girare le balle, balle, balle. Fanno girare le bolts, più che altro. Non è possibile usare la telecinesi qui. Penso che dobbiamo veramente fare come ha detto Niki. Prova a usare la teleamericana, ma che ne so. La telecinesi teleamericana. Oh, l'ha capita dopo 2 anni, capito? Capita. Capita. No, non capivo un cazzo. Ma che cazzo bisogna fare? Ma che... Eccolo. Stop creeping around, Lucius. You're making me nervous. Ma poi non si conosce nemmeno la longevità di questo gioco. Durerà mezz'ora. Ma appunto, cioè... Eccolo. La cosa brutta è che in mezz'ora c'è una storia del cazzo. C'è proprio una storia orribile. È una storia orribile. Io non l'ho finito proprio per questo, perché c'è una storia orribile. Ok, ho preso dei fiammiferi, quindi... Allora, ecco, la storia di Mary è stata, diciamo, updated. È stata aggiornata. Vabbè, questo però è vecchio. Jean, allora, ho preso dei fiammiferi e dice... The oven... As a system that prevents the gas leaking out. I need a tool of some sort for this. Che cazzo è l'oven? Sarà la stufetta. Ah, oven dovrebbe essere dove ci cuoci tipo la pasta, dove ci metti le pentole, sì. Le padelle. Ci sta. A proposito, ragazzi, visto che tanto qui Niki sta facendo le seghe, Stefano sta parlando del gioco che lo farebbe meglio una capra senza braccia. Volevo dirvi che tra poco, visto che praticamente siamo sono agli ultimi battute del walkthrough di Stacking, io e Niki inizieremo un nuovo walkthrough. Già, di un gioco che all'inizio non conoscevo per niente, come tra l'altro non conosco una marea di tanti altri giochi, ma questa è un'altra storia, e mi è piaciuto subito sin dall'inizio, da quando l'ho scaricato, primi 5 minuti mi è piaciuto un casino, quindi sarò molto felice di fare un walkthrough con Francesco. Sì, praticamente gliel'ho fatto conoscere io, gli è piaciuto, facciamo il walkthrough. Sì, yeah. Perché sennò che cazzo facevate voi? Niente. Io c'ho Minecraft. A lui c'ha Minecraft, c'ho... serie infinita. Io c'ho la televisione, quindi mi guardo i film. Allora, sì, abbiamo preso i fiammiferi, quindi io penso che ci dice che dobbiamo trovare un altro oggetto. Allora andiamo nella cucina, che c'era andato. Quindi potete vedere che la stufetta si può aprire e probabilmente ci possiamo mettere qualcosa dentro. Adesso equipaggerò i matches per vedere se... Perché si apre a metà. Per vedere se... L'ha preso o no? Ecco. Per vedere se possono andare. Ma non possono andare. E... No, aspetta. No, da qualche parte ci dovrebbe essere tipo un cacciavite, no? Per rallentare la presa del gas. Esatto. Però bisogna trovarlo, allora vediamo. Come potete vedere, bisogna... A parte qui, vedete, il livello grafico, ci sono addirittura tutti i cereali, cazzate. Livello grafico buono, abbastanza buono.
Allora, abbiamo un basket. Poi questo qui. Sì, vabbè, dai. Alla fine la grafica non è da buttar via. Però il resto. Papà, piove neve. Ma cosa si? Siamo entrati nel frigorifero dove è morta quella puttana. E però non c'è veramente niente qui da prendere. Quindi usciamo. Guardate la faccia di sto stronzo. E ah, ecco, vediamo qui su questi scaffali se c'è qualcosa. Dato questo gameplay, ragazzi, bello lungo, non ce ne frega un ca. Oddio, chi è? Have you seen my matches? Non ce ne frega un ca. Ah, ecco, praticamente è entrato. Questo cercava i fiammiferi, no? E io però gliel'ho fregati e questo mi stava per sgamare, capito? Quindi ecco, questo li sta cercando i fiammiferi. Lì nella cosa che... indovina un po', ovviamente dovrà andare a farsi la sigaretta con la stufa, con il fornello, insomma, no? La fiamma ossidrica. Sì, è con la fiamma ossidrica, si brucia la faccia. Stava per vedere quel maiale. Che poi, cioè, comunque le morti sono, per carità, ben fatte al momento della morte. Però, cioè, il modo per arrivarci è una tortura di palle, cioè... Allora, voi da che cosa vi vestivate quando andavate a fare doppietto schiettetto? Trovato la pattumiera. Un attimo che io non ho sentito cosa ha detto Francesco, quindi ve lo ripeto, non ho sentito bene. Voi... La pattumiera. Voi cosa... in che modo vi vestivate per Halloween anni scorsi o non so anche quest'anno con cosa vi vestirete? Insomma... Ditecelo nei commenti. Francesco, no, purtroppo l'ha detto, ma con una voce sotto gli 0,1 decibel, quindi non ha sentito nessuno. Io lo stavo chiedendo a voi due, però vabbè. Vabbè, io lo chiedo alle persone che stanno guardando questo gameplay. Scrivetecelo. Intanto io mi sto scervellando per capire come cazzo. Intanto io non mi sono mai vestito per Halloween. Io mi vestivo da me stesso, così la gente non mi riconosceva. Ovvio. Oh wow, chi è questo vestito da Francesco di GameSparer? Nicky non si è mai vestito, infatti andava nudo. Infatti, come fate a capirlo? Allora, secondo me può infischiarci, diciamo, con quel frocione che era sopra. Non lo so, anche perché poi le altre porte sono bloccate. E nella mappa non ci dice assolutamente niente, quindi andiamo tranquilli, dai. Sì, infatti, cioè, ve l'ho detto, è un po' difficile capire come andare avanti nel gioco, perché io sono arrivato tipo alla terza, quarta morte, ho ucciso tipo tre persone in tutto, con Mary e questo Jean, e poi c'è anche un altro, e poi non sono più riuscito ad andare avanti, perché non ho capito che cazzo devo fare, cioè, è veramente difficile da capire cosa bisogna fare per uccidere le persone. Abbiamo preso un cacciavite. Per fare il cacciavite devi mettere due blocchi di plastica e uno di ferro, ah no, quello era un altro gioco. Ok, ho visto, sta spacchiando il gas, sta facendo stanza. Notebook update, press Q. Allora, vediamo Jean, sempre. Allora, the oven is rigged. Rigged. Jean rigged. Non ha un clue. Adesso abbiamo tutto quello, ecco, tutto quello che dobbiamo fare è aspettare. Quindi io basta che ragazzi, aspetti. Quindi non ha un clue, non ha un cool. Non ha un cool, ecco. Allora, aspettiamo che quello... Dobbiamo solo aspettare che quello stronzo ritorni e poi schianterà, ecco. Però, cioè, Stefano, ti sei ricordato di mettere Lucius a 280x720? Certo che me lo sono ricordato. Ma come certo? Dovevi fare l'urlo del paguro. Ora vi faccio l'urlo del paguro, pezzi di merda, che almeno schiantate, i vostri orecchi schiantano. Quella puttana, ecco, dov'è questo stronzo? Spero che torni velocemente lì. Anche perché sennò qui dobbiamo aspettare che quella puttana vada lì. Intanto voi sapete qualcosa di importante da dire? Sì, probabilmente io vedo gente qui che con i dolcetti che probabilmente la gente ci ha sputato dentro, però vabbè. Intanto mi ricordo un aneddoto dove praticamente io ero con i miei amici e prendevo i dolcetti e me li fregarono tutti. Ecco che il nostro Jean si è alzato e sta andando contro il... Chiaramente l'intelligenza artificiale di questo gioco stava andando contro la libreria, chiaramente, chiaro, no? Ovvio. Ah, perché ci sono anche i robot. Ok, quindi con Lucius andiamo un po' avanti, vediamo questo stronzo sì, come sta. Sì, in realtà Lucius è Lucius. Oddio, l'ho chiamata Lucius. Vediamo come muore. Lucius in realtà è un necromancer. Ecco, vediamo, c'è un video, vediamo come muore. Oddio, anche io non vedo l'ora di vedere come schianta questo.
È fantastico, ma poi ragazzi, guardate bene com'è Lucius, guardate bene la faccia di Lucius, guardatela bene. Ecco, è scoppiato tutto. Bellissimo. Guardate la faccia di Lucius. Oddio. Oddio, guardate come ha preso fuoco questo. Ma ora dovete guardare quando sale di livello. Guardate cosa fa con le mani. Aspettate, aspettate. Oddio. È un malato. Eccolo che... che è salito di livello. Sì. Ha fatto quel cerchio sotto, giusto? Sì, sì, ha fatto il cerchio. Avete visto cosa ha fatto con le mani? Ha messe su perché così guardava, c'aveva il pene di Lucifero sopra. Stava... giocava a volley. Allora, è morto quindi anche quest'altro. E c'è sempre il nostro detective che indaga qui. Questa è una real unfortunate series of events. Quite uncanny. Gene was my campaign manager. And a friend of the family for many years. Attimi di silenzio prima della tempesta. C'è il video qua. Ecco, vediamo, stai... cioè, non ha capito. Il detective è un coglione, non capisce che è stato sabotato il gas. Veramente? Ecco, quindi adesso ci sono, come potete vedere, il narratore è questo detective che ci spiega, diciamo, quello che il suo punto di vista, ecco, sulla vicenda Lucius. MacGuffin si chiama il detective. Personaggi assolutamente, ragazzi, non carismatici, a parte Lucius, che non è carismatico, non è carismatico, però è un bel personaggio, diciamo. Cioè, sia un coglione. Esatto. Video finito, vediamo adesso, chiaramente c'è un altro. Abbiamo già la telecinesi, ci sono veramente molti poteri interessanti, ragazzi, in questo gioco. Gioco in cui la longevità è stimata intorno anche meno delle 10 ore, proprio non è che duri tanto. Ma per il prezzo è anche in offerta su Steam. In offerta per questo Halloween, penso. Ecco che c'è Lucifero un'altra volta. Vediamo che cazzo vuole adesso. Dice che abbiamo fatto tutto bene. Lucifero, che anche lui ha una faccia orribile, infatti esatto. Si vede tale padre, tale figlio, Adesso ci dice, ci insegnerà qualche altra cosa. Sì, perché ragazzi, se non l'avete ancora capito, Lucius è il figlio del diavolo. Esatto. Però non cosa che noi non abbiamo detto sin dall'inizio. Non l'ho voluta dire io per non spoilerare, adesso però la dobbiamo dire, perché sennò la gente dice, che cazzo, questo vede le visioni, che cazzo è? Ok, allora vediamo un po' la telecinesi. Eccola. Ecco, come potete vedere. Ecco, lo rifaccio. Allora, now, hold the present all but. Ecco qua. Both, no, but. Che cazzo dico? Ecco, possiamo tenere premuto mouse 1 e mouse 2, che sarebbero pulsante sinistra e destro, per tenere a più a lungo, diciamo, la roba con la telecinesi in aria. Now try to move the object to the box. Quindi prendiamo questa merda e mettiamo. Come fai a leggere object? Object nel box. Ah sì, un attimo, bisogna usare tutti e due pulsanti. In realtà Lucius non è un bambino, è un nano. Dove cazzo è la macchinina? È un ognomo armato di ascia. Armato di ascia. Oh. Io l'ho messo dentro. Ah, questa scatola qui. Cioè, cazzo, c'è una scatola dei giochi e un'altra scatola a caso. Ok, eccola qua. Perfetto, dice che abbiamo fatto bene. Vediamo. Ma magari adesso. In quella dei giochi ci saranno i giochi, no? Allora, addirittura dice che possiamo spaccare le cose con questa abilità. Oddio, bellissimo, vibra tutta la telecamera. Oddio, che fa con le mani? Ecco, abbiamo spaccato tutto. È rotta. Very good, good, good. Allora, possiamo anche startare le macchine con la telecinesi. Proviamo a accendere la radio. Il video durerà un'ora e mezza, ma tanto che cazzo ci frega. Ma sì, dai. No, veramente, ragazzi, io direi che questo video sia abbastanza lungo ormai. Esatto. Avete visto i poteri di Lucius, non avete purtroppo visto ancora la fisica degli oggetti, quella che la cosa che mi ha fatto più piacere, però vabbè. E sì. Direi che, insomma, il video dovrebbe finire a momenti, no? Sì, esatto. Adesso vediamo un po' fino a che non si torna. Ecco, c'è un altro, questo è il terzo capitolo, August 4, Tone Dead. Credeteci nella parola, oltre alla matematica anche la fisica è buona. Esatto, adesso quindi Lucio si è rialzato un'altra volta. Diciamo che è una serie tutti di eventi, però è molto interessante. Questo gioco, ragazzi, è veramente molto interessante. Ecco, siamo nel gioco, quindi io direi che chiuderemo qua.
Ragazzi, veramente molto interessante. Abbiamo acquisito anche il potere della telecinesi. Della telecinesi, telecinesi, chiamatela come volete. Gioco molto interessante. Io sicuramente lo proverò. Cercherò di finirlo, di andare avanti, perché mi sta veramente interessando. Interessando. Consiglio anche a voi di acquistarlo, anche perché il prezzo è speciale su Steam. Diciamo che è ridotto. Penso, l'ho visto recentemente, costa, ragazzi, 12,99€. Dipende poi da, chiaramente, da quando vedete il video. Se lo vedete subito, ci sta che sia ancora in offerta. Sono, diciamo, la differenza di 3 euro, 4 euro circa, niente di che, però diciamo che se lo volete prendere è il momento giusto, ecco, è il momento giusto proprio perché è Halloween. Quindi, ragazzi, da Stefano di Games Paradise, Nigri Games Paradise, Francesco di Games Paradise, era veramente tutto. Vi auguriamo un buon Halloween. Ciao telecinesici, ciao.